dimenticato, è il carro, lo sceicco bianco. È stato lo sceicco bianco costruito dal gruppo Barabè a classificarsi al primo posto tra i carri in concorso. Doppio riconoscimento sia da parte della giuria tecnica che da parte di quella popolare che lo ha premiato con 1056 voti. A seguire, con uno scarto minimo con 1034 voti, il carro Sua Maestà Re Carnevale, sempre dei Barabè. Al terzo posto il carro Magico Teatrino del gruppo Amici. Quarto classificato il Misterioso Mondo del Bosco del comitato Carnevale. E al quinto posto siamo alla Frutta del gruppo I Pantelù. Ha chiuso in bellezza l'edizione 2014 del Carnevale Cremasco. Grazie alla giornata baciata dal sole, la città si è riempita nuovamente di turisti e cremaschi che hanno voluto festeggiare la domenica in allegria, pur essendo già iniziata la Quaresima. Ma l'ultima domenica è anche quella in cui si tirano le somme ed è tempo di bilanci. Un'edizione questa caratterizzata da una serie di polemiche. Polemiche che tuttavia non hanno intaccato il successo e l'esito positivo della manifestazione. Ma diciamo, la nostra città è così, ama sempre a creare i problemi e ingigantendo anche questioni diciamo piccole. In ogni caso io invece vedo la parte positiva. Abbiamo avuto una domenica, quella della settimana scorsa, con l'isola pedonale e con i carri mascherati che hanno sfilato per la città e sono stati molto apprezzati. Abbiamo immaginato che l'anno prossimo si potrà proprio dedicare una domenica alla valorizzazione del centro cittadino con una sfilata che proporremo al comitato del Carnevale, sia libera, gratuita e appunto possa valorizzare ed essere vissuta da tutta la nostra città. Calato il sipario sul Carnevale 2014, già si pensa alla prossima edizione 2015. C'è chi vorrebbe un cambio di formula con l'introduzione di novità, ma l'ultima parola spetta al comitato del Carnevale Cremasco. Ma adesso le proposte di cambiamento dovremmo valutarle noi, perché noi siamo poi coloro che organizzano il Carnevale. Noi conosciamo il Carnevale, sono anni che lo organizziamo. Praticamente il Carnevale è questo, è sfilata allegorica, sfilata di costumi, voglia di divertirsi, gruppi folcloristici. Magari di ragionare insieme se ci possono trovare soluzioni insieme, però il Carnevale sostanzialmente è questo.